che mimavano un amore privo tuttavia di un qualsiasi coinvolgimento. Ambivalenti sensazioni, discordanti considerazioni, comportamento incoerente. Sergio viveva come in una campana, gli rintronava la vita in testa. Troppo gli era successo, niente gli era rimasto, tranne quel bar dove si vedeva ancora qualche datato portacenere di foggia triangolare, autentico degli anni 60, con pubblicità stampate di liquori ormai spariti dal mercato, che qualche turista, avventore per caso, avrebbe acquistato volentieri sborsando qualche euro per portarsi a casa un pezzo di vita passata. Caparbio, Sergio puliva con uno straccio ogni posacenere che rappresentava la continuità tra passato e presente, come se nulla fosse mutato se non il fatto che fosse dentro, assolutamente morto da lunga pezza, scomparso dalla circolazione, pur essendo lì presente in carne e ossa, ma senza vitalità, anima, speranza. Aveva in mente una precisa data intorno alla sua morte, a volte tuttavia la spostava, cercando di trovare il centro di gravità delle sue disgrazie. Una di esse campeggiava, violenta, nel ricordo. Se però non avesse sposato lei, se non fosse rimasto nel bar con lui, se avesse avuto il coraggio di raggiungere, insistendo, quell'altra. La vicenda più amara della sua vita era sicuramente la porta aperta sul baratro della sopravvivenza a se stesso, nel quale si sentiva precipitato. Andando a ritroso nel tempo, Sergio individuava i legami sbagliati, i passaggi che avrebbe potuto evitare, anelli di una catena che avrebbe potuto spezzare facilmente se soltanto la volontà avesse avuto la meglio, a volte sulla passione, altre sul senso del dovere, ma più spesso sulla condanna alla passività che sembra calare come una cappa di piombo su molti di noi, esuli dalla terra della decisione di rifiutare, rompere ponti, aggredire l'esistenza e le cose, pretendendo ciò che veramente vogliamo, per quel che conta l'inganno della volontà. Così pensando, strofinava con più lena portacenere e bicchieri, questi ultimi lustrandoli, a volte fino a rompere, e ritrovarsi una scheggia in quelle larghe mani che avevano lavorato sempre, senza un attimo di sosta, neppure quando era passato Dio rombando a svegliare di botte i suoi pensieri e imponendogli svolte indesiderate, mai cercate, svolte mancate.